Sai perché non fai mai niente, Amanda? Perché sei troppo impegnata a non fare niente. Amanda! Era un po' un problema conoscere ragazzi lì. Certe volte la sensazione che si trovino lì da soli il sabato sera perché non hanno nessun altro posto in cui andare. Questa sensazione poi è quasi confermata dal fatto che anche io sono lì il sabato da sola. Amanda, tua madre mi ha chiesto di non uscire più con te. Tu hai bisogno di farti degli amici. Tu hai detto a Judy che non può più uscire con me. Amanda, hai 25 anni. E uscire con persone della tua età. E dove li trovo? Appunto, a scuola? Nel mio gruppo scout? No, perché non me le fanno più fare queste cose. Amanda? Perché non vai a trovare la figlia di Viola? Rebecca! Ma quindi Rebecca non esce proprio mai? Pensa che non è uscita dalla sua stanza per un anno. Niente è perduto. Si dà il caso che io stia proprio cercando una migliore amica. Pavel? Ci siamo mollati. Dovevamo andare nello stesso centro estivo, ma lui si è iscritto in uno in cui io non potevo andare. È uno stronzo. Non è uno stronzo. Ha 8 anni. Oh! Mi ha invitato a una festa e noi ci andremo insieme, ok? Non vengo. Perché? Perché non resto chiusa in camera perché mi piace questa camera. Lo faccio perché odio le feste. Hai dei tratti di personalità borderline che non fanno bene a Rebecca. Che cazzo c'ho io? Scusa, genio del male. Sto male. Tutto sembrava a posto 2 minuti fa. È proprio questo l'inganno della borghesia, papà. È insopportabile, mamma. Non è colpa mia se siete cresciuti così. Lo so, Judy. Grazie tante.